Insomma, tu conoscevi Maria? Che Sì, è una cara mia amica brasiliana, lei. persona era? Che cosa faceva in questo appartamento? No, lei era da tanto questo appartamento, 2 anni più o meno. Viveva tranquillo con suo marito, un signore napoletano. Alta, bionda, un fisico imponente, chi la conosceva anche solo di vista, descrive così Maria de Souza, la donna brasiliana uccisa in questo appartamento di via Andrea della Robbia. Il marito, un uomo esile e non tanto alto, come lo ricordano i vicini di casa, l'accompagnava spesso a fare la spesa e a mangiare una pizza. La palazzina dove Maria risiedeva è uno stabile ormai noto da anni per chi gira intorno al mondo della prostituzione. Era pericolosa, ci dice questa persona, che Maria la conosceva bene. Quando lei sentiva rumori di qualcuno che apriva il cancello, lei apriva la sua porta e cercava di prendere quella cliente che veniva per qualcuno di quella palazzina, perché la palazzina già era sfruttata quasi 20 anni di prostituzione. Lì aveva ragazza romena che lavorava nella strada, albanese che sfruttava, spaccio di droga, tutta criminalità è generata lì dentro quel palazzo. Potrebbe essere successo qualsiasi cosa. Sì, qualsiasi cosa chi non può darsi ai trash, può darsi non ai trash, perché parecchio veniva da lei senza chiamare. È pericoloso perché quando tu apri la tua porta non conosci quella persona, no? Quella persona non ti ha lasciato una traccia, tu non lo sai cosa vuoi, cosa non vuoi. Puzza la porta, arriva lì, può darsi chi ci dà 1.000 euro, può darsi un psicopatico, un chi ti taglia la vita, come è successo con lei.